Buongiorno amici di Quotidiano Net, questa è la nostra Web TV, siamo qui per parlare di calciomercato, collegato con noi dalla redazione di Firenze, il nostro direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno Xavier. Buongiorno Beppe e buongiorno ai nostri amici di Quotidiano.net. Allora, notizia davvero importante che diamo ai nostri navigatori, l'abbiamo già anticipata sul nostro sito. Nell'affare legato alla cessione di Maxwell al Barcellona, il presidente dell'Inter Moratti ha detto di avere parlato chiaramente dell'ipotesi di cedere Ibrahimovic alla società catalana. Ci puoi fare il punto della situazione, Xavier? Sì, le cose sono esattamente così. Beppe, Quotidiano.net ieri sera tempestivamente ha pubblicato la notizia di questa cena, diventata subito un vertice di mercato fra Moratti e Laporta in un noto ristorante milanese, e la trattativa è andata avanti ad oltranza e riprende oggi, perché sulle prime sembrava che a Milano si dovesse presentare soltanto il Beghiri Stein, ovvero il braccio destro, l'uomo mercato del Barcellona. Invece, a sorpresa, si è spuntato accanto a Beghiri Stein anche Laporta, il massimo dirigente catalano, e si è capito subito che il soggetto al centro della discussione non era tanto Maxwell, l'affare è stato ratificato e ufficialmente definito, ma Ibrahimovic. I termini della questione sono 50 milioni di euro in contanti e il prestito del centrocampista bielorusso ex Arsenal Leb in cambio di Ibrahimovic. Stamane Moratti ha confermato ufficialmente che la trattativa è stata avviata e che è Ibrahimovic che se ne vuole andare dall'Inter, che vuole andare al Barcellona. Quindi così stanno le cose e seguiremo ovviamente su Quotidiano.net passo dopo passo l'evoluzione di questa vicenda. Ecco Xavier, tu hai accennato una contropartita di un certo tipo, c'è chi ipotizza un altro scenario con un'offerta economica di 40 milioni e lo scambio, cioè la cessione all'Inter di Eto'o. Tu come vedresti un'operazione del genere? Ma io devo dirti, Beppe, che se anche sul piatto della contropartita tecnica viene aggiunto Leb, che è un ottimo centrocampista, e considerato ciò che ha fatto Eto'o in ambito internazionale, non soltanto in ambito spagnolo, per il Barcellona, ricordiamo che è l'unico giocatore ad aver segnato due gol decisivi in due finali diverse di Coppa dei Campioni, io ritengo che l'operazione si debba fare, anche perché francamente Ibrahimovic ha stufato, perché non si può presentare il primo giorno di ritiro da Piano Gentile dicendo sono felice, come se la mia carriera iniziasse di nuovo, chiede la maglia numero 10 lasciata da Adriano, dopodiché si imbarca per Los Angeles e comincia già a dire il mio futuro si vedrà giorno per giorno, e adesso il presidente del Barcellona si presenta addirittura a Milano per ingaggiarlo. È evidente che il gioco si è scoperto, e cioè che Ibrahimovic voglia lasciare l'Inter. Bene, se vuole lasciare l'Inter, la lasci la migliore delle condizioni possibili per la società di Moratti e con la migliore delle contropartite possibili. E tu lo è se per sovramercato arriva anche Leb, che offre a Mourinho un importante rinforzo a centrocampo, che l'operazione si faccia. Ecco, da un punto di vista tattico stavo analizzando Xavier, mi sembra tra l'altro che un giocatore come Eto'o potrebbe fondersi molto bene con Milito, che è un attaccante abbastanza tradizionale, centrale, quindi che cerca sempre nel cuore dell'area le sue giocate. Probabilmente Eto'o potrebbe essere un valido partner, forse più dello stesso Ibrahimovic. Guarda, sono assolutamente d'accordo con te. Intanto noi stiamo parlando del terzo marcatore assoluto nella storia del Barcellona, avendo realizzato 126 gol con la maglia blaugrana, e soprattutto stiamo parlando di un attaccante che è risultato decisivo in ambito internazionale, quindi la partnership con Milito ci sta tutta, per non dire poi con Balotelli, che finalmente potrebbe esprimere in maniera compiuta il proprio talento senza più sacrificarsi a favore di Ibrahimovic. E poi Eto'o, qual è quello del Barcellona? Secondo me non avrebbe assolutamente difficoltà ad adeguarsi agli schemi di Mourinho, che prevede proprio il tridente. Eto'o diventerebbe ovviamente un punto di riferimento importante sia per Milito e sia per Balotelli. Molto bene, grazie a Xavier Iacobelli. Grazie a voi e un saluto ai nostri amici navigatori della redazione di Firenze di Quotidiano.net. Ai prossimi appuntamenti con il calciomercato.